perché il termine salire in politica per distanziarsi da quel vecchio termine di Berlusconi che è sceso invece in politica? Lei è anche un grosso imprenditore, poi dopo andiamo a vedere. No, guardi, io non penso che Monti abbia pensato in quel momento a fare un distinguo con Berlusconi. So, perché gliel'ho chiesto personalmente, che gli è venuto fuori così spontaneamente e qualcuno che era vicino l'ha preso subito come uno slogan da mettere in politica. Ha detto salgo in politica, ma l'ha detto senza mai pensare che poi sarebbe diventata la frase ricorrente in questa sua campagna. Però a me sta bene, perché è veramente qualcosa di diverso. Io penso che tutti noi della lista civica con Monti abbiamo intenzione di dare nobiltà a una politica che è stata veramente svilita. Io ricordo che nei miei anni giovanili, quando si parlava di Camera dei Deputati, si pensava al massimo onore, a qualcosa che ti distinguesse per il resto della vita. Vedendo oggi la televisione ci permette di vedere la Camera dei Deputati al lavoro, e fatte le debite eccezioni, non voglio generalizzare, ma io credo che il livello dei deputati sia molto ma molto sceso, e forse vogliamo riportare un'atmosfera nuova, vogliamo ridare dignità alla politica e nobiltà nel senso alto di questa espressione alla politica. Lei ha detto, insomma, che è salito in politica per tentare di lasciare, diciamo, una società diversa, e perché, insomma, ha il timore di lasciare una società peggiore ai suoi figli, ai suoi nipoti. No, io guardi, ho questo grande scrupolo dentro di me, cominciando da Napoli. Insomma, io ho conosciuto una Napoli sia pure reduce da una guerra, ma c'era tanta passione, tanta voglia di ricostruire, e negli anni 60, negli anni belli della mia gioventù, è stato un periodo meraviglioso. Abbiamo goduto di una città piena di luce, piena di vita, piena di giovani che non si ponevano, tra l'altro non c'era neanche il problema della droga in quegli anni, che poi è stato abbastanza devastante. Ma è la città che è ridotta, è una città in ginocchio, Napoli, e parlo di Napoli come città metropolitana, includendo tutti i comuni dell'Interland. Non si può vivere con trasporti che non funzionano, con strade che hanno buche, che sono voragini. Qual è la sua ricetta? Ma la mia ricetta la mutuo stranamente da un uomo di sinistra che disse, diventando sindaco: voglio fare le cose, la politica dei piccoli passi. Bisogna cominciare a fare qualcosa, ma fare cose concrete, non disegnare i programmi sulle carte, per esempio tracciando una ZTL con la matita e poi non dotandola di autobus elettrici e parchi. Che senso ha? Bisogna fare le piccole cose fatte bene. Cominciamo a tappare le buche una per una. E poi trovo vergognoso accusare adesso gli autobus non camminano per colpa della camorra. Io dico al nostro sindaco, che è un ex magistrato o un magistrato in aspettativa, perché mi pare che non ci sia ancora la legge per cui facendo politica si deve lasciare la magistratura, denunzi. Credo che abbia fatto questa affermazione dopo aver presentato una denuncia in procura, perché è troppo facile dire gli autobus non camminano per la procura. Se ho denunziato, mi tolgo il cappello e aspettiamo gli esiti delle indagini che verranno in seguito. La lista di Campania 1, quindi, diciamo, sicuramente seduto negli scranni del Parlamento, qual è la sua opinione su un eventuale accordo Partito Democratico Monti? Guardi, io condivido totalmente l'idea di Mario Monti e il suo principio. Gli accordi si fanno con tutti quelli che vogliono riformare l'Italia. Tutti i riformisti che vogliono veramente cambiare l'Italia troveranno la possibilità di mettersi d'accordo. È finita l'epoca delle formule magiche, delle invenzioni politiche. Ci vogliono i riformatori. L'Italia va riformata, altrimenti è altro tempo sprecato, e purtroppo non ne possiamo più sprecare tanto, perché l'Italia è a un bivio. O si salva e rientra in Europa, o affonda verso la primavera araba. Sì, mal di pancia di Selle e di Vendola su questo eventuale accordo? Io, guardi, la politica, io sono l'ultimo ad entrarci, quindi
sono qui anche per imparare, però insomma credo che la politica sia anche dialogo e sia anche confronto e sia smentire quello che si è detto il giorno prima e riprenderlo il giorno dopo. Quindi adesso siamo al cazzeggio dialettico, poi vedremo nei fatti dopo le votazioni cosa succederà. Grazie. Bene. Ha un'intelligenza superiore alla media, ha grandi capacità organizzative, però io dico che proprio per questo è maggiormente colpevole, perché è stato dotato dal Padre Eterno dei famosi talenti e lui questi talenti non li ha saputi usare per il bene del paese. È stato preso dal vortice delle leggi personali, falso il bilancio, prescrizione breve e chi più ne ha più ne meno. Vi ricordate quando è stato da Santoro? E mi sembra che abbia ripetuto anche l'altra sera. Dice che le leggi in Italia, lui ha fatto poco perché le leggi in Italia ci vogliono 600 giorni per portarle a terra. E Santoro perché non gli ha detto, ma quando hai fatto la legge sul falso il bilancio, o quando hai fatto la legge sulla prescrizione, in 60 giorni è stato fatto tutto, tutti silenziosi, tutti ipnotizzati da questo grande incantatore di serpenti, che sicuramente sa vendere molto bene i suoi prodotti, perché lui è principalmente un grande venditore. Allora io stasera voglio lasciarvi un appello: non dimenticate mai come era ridotta l'Italia a fine 2011, a inizio 2012. Eravamo un paese distrutto, le pensioni sono state tartassate, ma le pensioni ci sono. Gli stipendi servono a poco perché c'è il limo, ci sono tante cose, però gli stipendi ci sono. Noi avremo perso la pace sociale. Saremmo diventati una Grecia moltiplicata per 100. Questo non ce lo dobbiamo mai dimenticare. Quando verranno qui a raccontarvi di un'Italia che stava benissimo, che tutti i conti erano in regola, è la più grande menzogna di questo secolo. L'Italia non è stata mai così rovinata come alla fine del 2011. E oggi le stesse persone dovrebbero mettere le cose a posto. Io penso che se siamo a questo livello, allora ci meritiamo di tutto e di più. È diventata quindi una contrapposizione ideologica che ci fa anche perdere di vista i programmi reali sui quali dovremmo confrontarci. Ma mentre noi abbiamo la forza di non essere stati mai compromessi con la politica e di essere tutti esponenti della società civile che siamo stati chiamati uno a uno, nessuno di noi si è proposto per fare la politica, molti ci ha selezionati, ci ha chiamati uno a uno e noi abbiamo sentito il dovere di portare una ventata di aria pulita in questo mondo di corruzione, perché è un mondo di corruzione. La politica, io vi dico che crisi europea o non crisi europea, forse l'Italia poteva stare bene lo stesso se non si fossero dispersi miliardi di euro nella corruzione e nella cattiva gestione. Bisogna cambiare passo a partire da qui. Bisogna ritrovare una politica dove etica e morale siano alla base di tutto, perché oggi non si ruba più per il partito, si ruba anche ai partiti, si rubano tra di loro. Queste cronache sono sotto i vostri occhi giorno per giorno e quindi non vi sto raccontando fatto. Però il tema è quello dei giovani e non vorrei uscire fuori dal tema come si faceva una volta a scuola, però sentivo forte l'esigenza di chiarire questo punto che è fondamentale in questa campagna elettorale, perché se non ci troviamo d'accordo su questo punto è inutile la nostra presenza qui, è inutile il nostro impegno, è inutile che abbiamo abbandonato le nostre famiglie per quella che è una vera e propria missione.